Oggi siamo qui appunto perché i negozianti, gli esercenti stanno dicendo basta a, insomma, a continue chiusure e continue riaperture. Con che ideale, che messaggio vuole portare avanti Vale Verona? Ma guarda, noi dobbiamo essere qui perché è doveroso innanzitutto essere vicino alle categorie, ma non essere vicino solo a chiacchiere e a parole, ma io devo dire che purtroppo, guardando anche l'ultimo decreto sugli ristori, ha deluso molti. E non si può compensare con pochi migliaia di euro un'attività che ha perso decine e decine, se non centinaia di migliaia di euro. E questi, addirittura continuano ad arrivare bollette da pagare, nonostante non ci sia attività. Ecco, io ho fatto un appello molto concreto, una risposta che può dare Verona come città, come comune, è il discorso delle bollette. Noi Megareti applica una tariffa sulla base della potenza impegnata e non sull'effettivo consumo. Altre società, per i grandi utenti, quindi da 15 a 30 kW impegnati, 35 è quello che sono normalmente le la potenza impegnata da queste attività. Bene, vuol dire che arrivano migliaia di euro da pagare in più rispetto a un consumo che non c'è. E quindi io l'appello che faccio immediato a Verona, che si modifichi da subito il criterio, adeguandolo a quello che è per esempio il criterio che è adottato dall'Enel distribuzione o da AIM, con la quale ci dovremmo fondare, di Vicenza, i quali adottano criteri diversi. Una stessa bolletta di 1700 euro a Verona potrebbe diventare di 300-400 euro dall'altra parte, è già più sostenibile. Ed è quindi, questo è il minimo che potrebbe fare a livello locale. A livello nazionale è chiaro che non si può prendere in giro. Se si obbliga a chiusura l'attività va compensata diversamente. Questi hanno già investito, tra l'altro, per la sicurezza, hanno fatto spese enormi prima. Sul bello che erano pronti ad andare avanti a lavorare, gli è stato detto dovete chiudere. Ecco, io quindi sono qui per dire che nonostante le defezioni anche dei rappresentanti, mi è giunta voce in questo momento del presidente delle associazioni, io come politico, rappresentante di tutti i cittadini, per me il problema c'è ed è grave, e non è mettendo sotto la polvere sotto il tappeto, fingendo che non ci sia, che si risolve. E quindi l'appello che faccio è ad essere quantomeno coerenti a tutti i livelli e a fare ognuno la propria parte nel ruolo che ricopriamo.